Ciao ragazzi, un video al volo perché in tanti mi hanno chiesto di spiegare un pochino come funziona l'applicativo per i corsi online che facciamo. È una cosa molto semplice, però me l'hanno chiesto all'ultimo e quindi c'erano delle spiegazioni ma effettivamente erano datate, allora ho detto faccio un video al volo e così è utile poi a tutti anche per le prossime edizioni, chi vuole acquistare. Focalizziamoci subito sull'applicativo. Cosa bisogna avere? Beh, un PC o anche semplicemente uno smartphone. Se volete dialogare con me dovete avere cuffie e microfono, bastano anche quelle normali, quelle del telefono. In caso contrario potete usare la chat. Adesso vi mostrerò come fare. Eccoci nella pagina d'ingresso del nostro meeting, allora dove c'è tutto l'elenco, il link è questo, bonsaiclub.meeting.html, qua troviamo tutti gli elenchi. Allora, se vedete qua ci sono quelli che ho acquistato e quindi posso utilizzare. Come vedete è online e quindi cosa faremo? Quando accederemo a questo spazio potremo cliccare sull'acquisto da noi eseguito. Allora vediamo che in un attimo, vedete, ecco il riflesso, ciao intanto vedete, ecco qui dovremo scegliere la modalità solamente cuffie se non avete il microfono, o se avete il microfono modalità microfono, qua mettiamo solo cuffie. Potrete utilizzare la chat, qua vedete c'è una chat privata dove si può soliti modi scrivere tutto quanto, dare invio e comunicare con me anche tramite la chat anche se non avete il microfono. Allora vi faccio vedere, ecco questa è la pagina di benvenuto in questo caso che ho installato adesso, ma vabbè, quando accederete troverete molto probabilmente pagine diverse, tipo io ho già installato altre informazioni, ecco, e vedete qua e basta, siete dentro, scorreranno gli slide, sentirete le mie spiegazioni con l'audio e io farò correre gli slide all'occorrenza, potrete fare le vostre domande. Comunque ecco, sono tantissimi slide, questa sono una cinquantina di slide forse questa lezione, no? Ecco, qua si parla proprio non solo delle basi, perché comunque sono le basi, ma rapportate ad esempio sistema caulinare, ma rapportato agli interventi che facciamo noi al bonsai e anche, perché no, al discorso che il bonsai cresce un po' in una situazione anormale, cioè è una pianta in vaso, ha degli stress, quindi vi spiegherò anche quali sono le differenze tra crescita in vaso e... mi sto dilungando su questa prima lezione, poi chiaramente ogni lezione avrà il suo tema. Ecco, vi faccio vedere, ecco, questo qua è un utilizzo col PC, quindi avete visto come da remoto io posso cambiare le slide e commentarle. Vi faccio vedere, ecco, tanto per la cronaca, vediamo se si vede, ecco, sta qua la versione per lo smartphone, potete usare anche lo smartphone, anzi qua potete anche vedere, fare un pieno schermo, ci sono diverse configurazioni e vedete come si vede bene. Adesso sta qua è la versione mia che userò anche per fare, che ne so, disegnini per sottolineare, vediamo se riusciamo così, disegnino rosso. Ecco, nel momento in cui io disegno di là, vedete che anche di qua, voi vedete la stessa cosa, Ecco, sto qua, lo smartphone è la mia versione, è quella che posso far correre gli slide, dialogare con voi. Anche per la versione per smartphone ci sono comunque le chat, le note, vedete, potete comunicare nello stesso identico modo che nella versione per PC. Ecco, quindi non ci sono assolutamente problemi. Bene. Allora, questo è quanto, ecco, si possono ingrandire poi le slide, ve lo configurate come volete, massima flessibilità. Questo è il funzionamento. Ricapitolando, avete visto, si va alla pagina iniziale, dopo aver fatto l'acquisto, che dovrete pagarlo via PayPal, potete usare se avete conto PayPal bene, se no anche una carta di credito, acquistate, accedete e siete subito dentro, dovete solamente
ascoltare. Per queste prime quattro lezioni darò a chi si iscrive per tempo un modulo in bianco come questo, ma con meno scritte da compilare in modo tale che migliorate il vostro apprendimento. E niente, dai, alla fine poi della prima batteria di corsi avrete anche un certificato, un attestato di frequenza, certificato da Studio Bonsai in Subria, dall'istruttore IBS Ivo Saporiti e quindi dalla scuola riconosciuta IBS, Studio Bonsai in Subria, quindi attestato con timbrino nostro e timbrino IBS. Ok, spero di essere stato esaustivo e vabbè, ci vediamo stasera, chi vorrà essere dei nostri. Ciao.